tutti. Ciao. Ciao a Stand Up Corner e ciao al Valia Drill Food Music. Ciao a tutti, ma proprio a tutti. Ciao ai belli e ai brutti e ciao a chi stasera è ancora una volta con me. Ciao agli amici vecchi, alle facce pulite, ai gerundi e agli imperfetti. E ciao anche a tutti i nostri sguardi diretti. Ciao ai simpatici, a chi non mette mai i tacchi, alle donne con le gonne. Ciao a chi stanotte farà l'amore, a chi beve con noi e ci cambia inevitabilmente l'umore. Ciao a chi stasera è qui e ha voglia di divertirsi e di divertirsi insieme a me. Ciao ai nuovi, a Scialla che non è potuto venire, a Luisa, a Giulia, alla Volponi, a Roberto e ad Anna Lisa. Ciao a Giulio che è una gioia, a Silvia, a Irene e poi a Daniele, a Tonino e anche a Maria Teresa. Ciao al Vampire Giampaolo Nerini che non è potuto venire ma lui c'è sempre. Ciao e benvenuti a Mingo, ad Antonella e a Marco Zeppilli. Ciao agli altri amici come Giuseppe ed Enza Lilli. Ciao a tutto quello che mi lascio dietro e a chi crede di sapere sempre tutto. Ciao alla mia R pigra e ai sottomondi disastrosi della mia vita. Ciao a te e ciao a me e ciao anche a tutti quelli qui. Ciao al mio angolo retto e ai lati che io non so smussare. Ciao a chi se n'è andato e poi a Beniamino, a Vitale e a Emanuele. Ciao a chi entra qui per la prima volta e alla parte più oscura di me. Ciao a chi tornerà perché vuole scoprire di più. Ciao alle fricchettone seduttive, alle strade nuove e alle paure di sbagliare sempre. Ciao a Lucio Dalla e a De Gregori e sempre grazie a tutti i miei cazzo di errori. Ciao a te e ciao a me e ciao anche a tutti quelli che... Ciao ai ti amo che non ho detto, che non sono poi tanti ma non ho detto mai. Ciao a chi vuole ridere di gusto perché si salva ogni volta. Ciao alle super tette e a chi gli va sempre tutto liscio. Ciao alle idee sane, al mio piede sinistro che non credevo così potente. Ciao ad Anita che è spesso lontana e oggi è ancora qui a dire io ci sono, eccomi, io sono presente. Ciao a chi ha gli occhi verdi e blu e li mischia con i miei. Ciao a chi usa il nero e a chi compie gli anni di mercoledì. Ciao a chi mi accompagna a teatro e a mia madre che per fortuna non sa che cos'è una PEC. A chi non guarda la televisione e a chi non sa ancora mandare una mail. Ciao ai deliri sensazionali, alle mie prigioni del tempo. Ciao a chi ha un amante e ha un'amata, a chi parla stancamente per luoghi comuni. Ciao a chi sa vedere oltre la punta del naso e ai miei pensieri obesi e autoimmuni. Ciao alle volte che continuiamo a perderci, a chi è aggressivo e sono solo cazzi suoi. Ciao a te che mi stringi la mano e lasci i pugni in tasca, alle parole profumate e a quelli che sono sempre fuori di testa. Ciao a chi bacia e sa baciare davvero, e a tutte le cazzate che per fortuna ancora una volta faremo. Ciao a te e a me, e ciao anche a tutti quelli che... È bellissimo vedervi ancora qui questa sera. Ciao a tutti voi, felice di rivedervi ancora una volta. Bastardi. Veramente ciao a tutti, benvenuti di gusto. Noi siamo un gruppo di ragazzi, io mi considero ancora un ragazzo perché è un cinquantenne, che abbiamo voglia e ci piace fare teatro per goliardia, per amicizia, per la voglia di stare insieme. Ci chiamiamo Stand Up Corners e il nome è un po' English style, ricorda appunto quelle persone che in America andavano negli angoli delle strade e raccontavano delle storie perché avevano voglia di dire qualcosa. Oh, questa sera la serata è in dialetto, quindi visto che avremo diversi dialetti, quello che vorrei chiedere a voi è che voi dovete aiutarci e non dovete parlare in italiano. Giuseppe, racconta che non devo tenere i telefoni accesi. Buonasera a tutti. Un invito vorrei porre a voi.
come in ogni spettacolo che si rispetta, vi chiediamo di spegnere i cellulari o di silenziarli. Ma se comunque voi non volete far sapere che state qui, dovete proprio staccare la batteria. Altrimenti a quanto pare si possono registrare delle cose, succedono cose impressionanti. Comunque. Giuseppe, parla da qua allora. Memo. Vabbè, il primo che stasera ci racconterà una storia, la racconterà nel dialetto romanesco, è un amico che vuole farci sapere qualcosa di più di come la pensa della nostra città. Non è una critica, ma è una storia. Lui è un uomo di parola, è un professionista della parola, è un giornalista e ci racconterà una storia, la sua storia, di come vede questa città. Il suo pezzo si intitola Roma Matrigna e lui è Daniele Poto. Roma Matrigna. Merode il chiccherone, perché vivo in una città di 3 milioni di abitanti, quasi tutti cattivi e indifferenti. Roma è la mia città, meglio, la città ando vivo. La città che quando scendi dall'autobus, se te possessino fa l'esame del DNA, te troverebbero ladro, assassino, stupratore e pedofilo, perché ti sei impregnato dell'odore del monno. T'hanno invaso il naso con l'odore dell'aglio e delle ascelle, con gli ormoni delle ragazze e dei ragazzi, col moccio del bamboccio, con la fiatella della zingara, da cui te devi guardare pure la borsa, sorprendendoti al petto come la cosa più cara. Odi e tamo, suggeriva il poeta, no, odi solo, odi i cassonetti che trafugano a monnezza e che ci aiutano a capire che i rifiuti sono ricchezza, che in Norvegia se la comprerebbero volentieri, e Coccerroni la stessa che si è fatto ricco, e che piena di rifiuti è pure Montecitorio, che è pure l'eccezione, che ragiona, che smentisce la regola, che quella in gran parte è spazzatura pura e dura a Montecitorio. Roma è la mia città, dove pure vivo e sopravvivo, e con lo stento de provà una sorpresa a ogni angolo, un autobus che non funziona, una strada anterotta, una macchina che te chiude il passaggio, un barbone che è crollato e che nessuno se lo fila, una manifestazione che pure è giusto che tutti stanno a protestare, che però quando manca, me manca, e che pure la difendo da quelli che la avvelenano. E meno che vi ho detto come la penso, me prendo il taxi e me ne ritorno in villa. Grazie. Questa era Roma Matrigna e lui è Daniele Poto, giornalista, uomo di parola. Adesso, prima di andare avanti, Giuseppe, hai sentito la critica? La critica? Quale critica? La sua, la critica feroce a sta città. Fa una critica, una cosa micidiale. No, dico critica, che poi voglio vedere come ci comportiamo noi nella vita di tutti i giorni. Esatto, comunque al di là della critica, stasera, visto che sono mancate alcune persone, qualcun altro si è proposto. Per esempio qui abbiamo un'amica, tu non lo sapevi, questa è la sorpresa. Io non lo so, buonasera. Ciao. È una sorpresa. Sono un vecchietto napoletano. Benissimo. È una sorpresa, lei ha detto posso fare un pezzo, io facciamo fare un pezzo. Perché come no? Si chiama sto pezzo? Upolillo. Si chiama Upolillo, non oso immaginare a che cosa sia riferito. Comunque. Il capello. Ci racconterà la storia del pelino. Forse è meglio questo. Forse con quello. Mi servono le mani. Lo tengo. È una calda mattinata d'autunno, un po' di vento, un vecchietto si siede in una panchina, è solo, e si gode questa giornata di caldo, bellissima. E il vento insieme alle foglie gli porta sulla mano un upolillo. E lui comincia a parlare con questo upolillo. E lì, oh vento, un upolillo mi ha portato. Dimmi, upolillo mio, ma tu sei stato in coppa una capa fresca e un surdato? O dinte fesse muffa una zitella, o a nanarella sciacqua una safrasella, o a trecce zi carmela, o un guaglione dormendo in portone. Io ti guardo, ti miro, ti adoro. Ma va a
tu sei un nubile culo. Poi ci sta uno che è una gioia, per me è una gioia, è bellissimo. Oltre all'amicizia, sì. Che si chiama Giulio e fa un lavoro strano. Lo sai che lo fa? C'è scritto lo scoparo. Ah, lo scoparo, beh. Ah, Giulio Gioia, e via qua, scoparo. Prego Giulio Gioia. Adesso che vediamo la mia cosa, permesso. Permesso. Allegramente, o donne, che il mese di gennaio è ritornato a Roma il celebre scoparo. De scope sopraffine non quante ne volete. Venite avanti, donne, che sceglie non potete. A chi d'estarte nuova la scopa mi si piglia, io a uffa gliela insegno, gli imparo a meraviglia. E avvio la scopa giusta e in mano gliela metto. E lei smorfiosa dice: sto manico è lunghetto. Tosto usello io gli insegno con piacere, in mente 2 minuti è padrona del mestiere. Lassate, o donne, la scopa vecchia per la nuova scopa meglio. Mettetemi alla prova. Allegramente, o donne, che il mese di gennaio è ritornato a Roma il celebre scopare. Dio quanta stella in cielo, che luna, caria roccia, quanta una bella voce vorria senti cantare. Ma solitaria e lenta, moro motiva antica, se fa più cupo vica rinta all'oscurità. L'anima mia soltanto, romana sta funesta, aspetta ancora e resta incantandosi a pensare. Adesso vi presento un altro amico, questa cambiamo un'altra regione, no? Cambiamola. Dove andiamo? Andiamo un po' più su di Roma. Sì, cioè? Andiamo nelle Marche e c'è un amico che fa Luca Ciottaro. Benissimo. Che si chiama Quinto e stasera ci voleva raccontare una cosa. Dove sta Quinto? Quinto! Dove stai, Quinto? Quinto dalle Marche, vieni qua! A cui è arrivato Quinto? Lui ci voleva raccontare una storia, esatto! Vedi Quinto! Lo vedi Quinto! Buonasera a tutti! Vai, ciao Quinto! Tutto bene, mamma? Dai, grazie! Che ci volevi raccontare stasera? Ah, mi presento subito, mi chiamo Quinto dalle Marche, faccio Luca Ciottaro, ma vendo pure l'olio, il duvino, devi andare, vogliamo sapere bene che fai, che lavoro fai tu, Luca Ciottaro, ma che fai esattamente? Ma vendo pure l'imbiscotto, voi vi domanderete perché sto su questo grandissimo palco. Esatto. Perché io sono una persona importante, pensate che sono pure lo presidente onorario dell'Ascoli Club. Forza Ascoli! Ah, vedi? E in più sono pure l'imitatore. Cioè, fai le imitazioni? E poi faccio vedere quando sono. Non mi dica che sono le imitazioni che fai nella televisione perché non le vogliamo sentire. Però, voce pro. Vai, racconta. Ciao fratelli, ciao sorelle. Sono tornato dalla Russia, ho cantato con Romina. Punto tutto sul lavoro. Per questo canto sempre. Felicità! E un bicchiere. Vabbè, Quinto. Raccontaci un'altra storia, un'altra imitazione, che sai fatti? Dimmi un'altra cosa. Te posso fare un altro cantante? Dimmi, quale? Gianni Morandi. Perché te devo dire? Vado? Cioè, posso rifiutare Gianni Morandi, vai, racconta. Felicità! È un bicchiere di vino con un panino, la felicità! Ma questo era Albano. Ah, non me ne sono accorto, mi sembrava che era Gianni Morandi. Vabbè, ma c'hai un'altra cosa da farci sentire? Posso farti un'imitazione... Ma Giovanotti! No, basta, guarda, fammi una cosa, guarda. Guarda quante belle donne che ci stanno stasera qua, no? Io volevo fare una cosa, guarda, ce ne stanno veramente un botto di belle donne. Fisici perfetti, stanno sotto Natale. Voglio vedere come gli fai una dichiarazione d'amore a una di queste donne. A una qualunque, quella che ti piace. E se non lo vuoi di tutta, la scelgo io una donna, Va bene, te scelgo la donna, va. Scegliamo una donna a caso, lui deve fare. Delle dichiarazioni d'amore in marchigiano, perché lui è bravissimo, è anche un uomo molto romantico.
Falla lei, guarda, ce l'hai davanti, fai una dichiarazione. Anzi, chiedi di fare almeno 4 di dichiarazioni d'amore. Faccio sentire come le dici: me sono innamorato di te, ora quello che te pare. Io te amo come lo porca malaghianna. Diglielo vicino, tu sei innamorato, Lani, guarda, è bellissima, hai gli occhi meravigliosi. Per te mi batte il cuore mio come la bomba dell'acqua ramata. Per me, per te, il cuore mio spippetta come la vetto sul Belagosta. Meravigliosa questa, è meravigliosa, guarda, qui dove le matte, fammene sentire un'altra. Per me, per te, mi batte il cuore. Mi batte lo cuore come lo vento sbatte sullo stallitto degli porchi. Tu sei veramente un poeta, c'è sta a far sognare qui tra le mani, ce n'hai un'altra? Se non ce l'hai dici, ce l'hai un'altra? No, l'ho finito il repertorio. Ha finito il repertorio. Vabbè, lui era quinto dalle Marche. Abbiamo del suo scaletto, Giuseppe. Adesso arrivo, eh? Bravo. Eccomi. Allora, voi dovete sapere che praticamente gli uomini, prima, quando fumavano il sigaro, a un certo punto sputavano, cioè scatarravano. E spesso scatarravano per terra. Quando stavano nei locali pubblici, particolarmente dal barbiere, c'era una bacinella. Questa bacinella era chiamata la Concolina. È bello come nome, la Concolina. Però questa era atta a raccogliere il catarro. Questa era addirittura una pratica anche piuttosto signorile che avveniva nelle città, nei centri urbani più progrediti. Non nei piccoli paesi, che poi erano un po' più indietro. Questa poesia narra appunto la storia di un paesano che si reca nella capitale, si reca a Roma da un avvocato, e che cosa succede? Si accorge di avere la barba lunga. È incolta, sì, esatto. Quindi, dopo aver fumato il sigaro, improvvisamente decide di ripulirsi, cioè di farsi tagliare la barba. E quindi entra nella barberia e chi ti va ad incontrare? Allora, questa poesia quindi è nel dialetto di Montecelio, che a me diverte moltissimo, il dialetto di Montecelio è divertentissimo. Allora, questa poesia, che lui vi ha spiegato di quel significato, ce la racconterà un'amica, Maria Teresa, che è la prima volta che si esibisce qui, anche con noi. Quindi, uno, per cortesia, tenete le voci basse così la ascoltiamo, visto che lei ci racconterà questa storia, questa poesia, dall'alto. Allora, la poesia si intitola Sputacchiera e lei è Maria Teresa Bolboni. A Roma se lei dall'avvocato con una barbaccia come rullacito, però per presentarsi ripulito gli da un barbiere un primo capitato. Avete da sapere che aveva cicato e quando vide il signori lesito, per quanto del rentrato era pentito, eccolo un sedione gomitato. A fianco ci stava una congolina, lucente per l'igiene, c'è se sa, riempita con l'acqua guagriolina. Isso invece scatarra a parte là, e mentre fu barbiere la vicina, levala disse e me ce fa sputare. Vai, è tutto tuo. Vai. Ti tengo male. Si accorge tutto che mi sta succedendo. O sta lontano. E t'ho fa sentire, lo diciamo davvero, come coce,
chi te lo mano sai, porto la croce. Chi te lo mano sai, non deve niente. Roberto Canapelli, l'amico Roberto. Qualche parola adesso? Sì, qualche parola. Dai, dai, diciamo qualcosa. Adesso scendiamo dalle parti mie. E scendiamo, io posso salire. Scendiamo, dove andiamo? Allora, testualmente, dice che un linguista, Giovan Battista Pellegrini, aveva distinto le principali aree linguistiche d'Italia. Giusto. Diceva che erano cinque. Sì. E diceva che c'era quella italiana settentrionale, sì, la B, la friulana o latino friulana, la toscana o centrale, la centro-meridionale e la sarda. Allora, l'area centro-meridionale va dal Tevere fino alla Sicilia e al suo interno poi ci sono diverse aree mediane. Allora, questa storia che sto a raccontarvi invece rientra in un'area dell'area meridionale intermedia. Giusto. Questa storia è una storia di un animale. Piccola. Di un animale. Cade tutto, vabbè. Di un animale del pollo. Vi racconterò questa storia che ha scritto un poeta barese. Si chiama La mala sorte du pulpo barese. Esatto. Allora, Vito Bellomo diceva che tra tutti gli animali che ci sono al mondo ce n'è uno che è il polipo, che in tutte le parti del mondo quando viene ucciso già c'ha una morte difficile, però a Bari c'ha una morte ancora più sfortunata. E quindi ha scritto questa poesia che si intitola appunto La mala sorte du pulpo barese. Non vi piace? Del pulpo, e dice che in mezzo a tutta l'animale che sto nel mondo ste io che mezzo a me affonna passa la vita su in un modo strano. Dice che gli effessi si capisce che gli effessi e che me advento anziano. Se tu vuoi tradurre, non diventa mai vecchio, dici che mai diventa anziano. Tinere de cor della pelosa si è innamorata. Della pelosa si è innamorata. E stufata sopra la terra. Tante si è sputtanate che per picchiare non ci vuole tanta esperienza. Avaste lo spaghe, lo stezzo de pelosa. La pazienza, non so se si capisce, no, quasi capisce, la pazienza, la chiede di un pulpo allora è una vita amara, ma cut che nasce a bar, ma occhio sfortunati e cut che nasce a bar. Tu dici che appena viene pezzicata a come vede la prima luce, no? All'infant un mezzo che incappa ancora se ne fugge. E mezzo stirdesciuto, puro olore, puscando, niente a nulla, se vede alla verra tutta l'andrata. Non faccia timba. Tutto l'interiore sarebbe, tutto l'andrata, tutto l'interiore. Esatto. Non faccia timba a pensare, ma tu, ma così è morto. Non fai in tempo a pensare, oddio, ma questo è matto. Esatto, c'è mo, ma mi ha fatto pure dimenticare tutto il resto. Non faccia timba a pensare, ma tu, ma così è morto. Che un barese, quello di Bari, uaua, e ua che mezza sbatte che tutte le forze le mie sono paletti ancora. Lo cir sarrezzescena e gli è stando a scuola. La tertù però
non ha fornù, tu pares, insist, è forte, schedue sciupur, indocanistri. Malmena il polpo insistentemente. Esatto, nel canestrello. Esattamente. Certo, per tutte esiste la nascita, la vita e la morte. Machetta d'un pulpo barese, iena vera mala sorte. È stato tutto chiaro, vero? Era chiaro più o meno. No, perché voi lo sapete che nel barese il polipo lo mangiano crudo, lo fanno a pezzetti e lo mangiano crudo dopo che hanno fatto tutta questa tragedia. Bene, adesso torniamo da quale parte d'Italia? Allora, adesso torniamo all'area centrale, ad un poeta amatissimo che è sempre stato lontano dai circoli intellettuali, dai benpensanti. Era uno che raccontava la vita di tutti i giorni in strada, dentro i locali, nelle osterie, che oggi chiamiamo pub, vabbè. E racconta con ironia i vizi e le virtù e i peccati di questa Roma bella. Giulia Pinzani. Sentite? Più o meno? Sì, dai. Dai, che non sono abituata al microfono, io di solito parlo senza, quindi vediamo se riesco a farvi sentire. Allora, io vi vorrei raccontare una storia, perciò vi chiedo un attimino di attenzione. È più facile da qua. Ma mi sentite se parlo senza microfono? No, vabbè, io volevo provare, ma niente. Sul larghetto che sta al cantone della piazza, al posto del lampione che c'è adesso, c'era un Cristo e un angelo del gesso che reggeva un lumino in una tazza. Più c'era un quadro in dove una ragazza veniva liberata da uno sesso, ricordo di un miracolo successo, sbiadito dalla pioggia e dalla guazza. Ma una bella mattina il proprietario levò l'archetto e tutto quel che c'era per darlo a spizzichino l'antiquario. E il Cristo agnede in Francia e l'angeletto lo prese una signora forestiera che ci guarnì la camera da letto. Adesso l'angeletto fa il gaudente in una bella cameretta rosa, sculetta e ride negli stessa posa con l'ale aperte spensieratamente. Non vede più la gente bisognosa che gli passava avanti anticamente, dal vecchio stroppio al povero pezzente che gli chiedeva sempre qualche cosa. Nemmanco gli ritorna alla memoria quel cieco che ogni giorno alla stessa ora gli recitava la giaculatoria. Nemmeno quello. Adesso l'angeletto regge il lume alla signora e assiste a certe cose che non vi dico. Il cieco camminava accosto al muro per non pigliare petto le persone, cercando con la punta del bastone che il passo fosse libero e sicuro. Non ci vedeva, poveraccio, eppure quando sentiva desvortare il cantone ci accicava la solita orazione con gli occhi smorti in quell'archetto scuro. Perché si ricordava da creatura, la madre gli diceva: lì c'è un Cristo, pregalo sempre, non aver paura. E lui, nei momenti del bisogno, lo rivedeva senza averlo visto, come una cosa che riluce in sogno. Da 5 mesi, al posto del lumino che si accendeva per l'Ave Maria, ci hanno schiaffato un lume d'osteria col trasparente che c'è scritto vino. Ma è cieco, crede sempre che ci sia il Cristo, l'angeletto e l'altarino, e nel passare fermo, fa un inchino, recita un Pater Nostro e arriva via. Lo stessa che spessissimo ci ride, gli vorrebbe avvisare che non c'è niente. Però, quando è dunque non si sa decidere. In fondo, pensa, quando un uomo prega, il Dio lo può sentire direttamente, senza star a guardare la mostra di bottega. Bravissima Giulia! E dopo Giulia, senza soluzione di continuità. Ma io non vi sento mai parlare in dialetto, nessuno di voi che accenna a qualunque frase del vostro idioma. Ma qualcuno ci vuole raccontare qualcosa nel suo dialetto? Uno tra di voi, magari a caso. Dice: io vi voglio raccontare una storia, una cosa, una frase. Se qualcuno volesse, è libero di farlo. Ma lasciali bere un altro poco, poi vedi che succede. Vedete, nel frattempo ci sta ancora Giulio che ci racconta un'altra storia. Dopo Giulia, Giulio. Vai. Giulio, vuoi questo? Sì.
sentite? Le sentite? Fissato con l'idea dell'uguaglianza, il gallo disse all'aquila: compagna, siccome te ne stai sulla montagna, ho cuore che abolimo sta distanza, perché non trovo né giusto né civile che io debba stare a mezzo alla monnezza del cortile, ma sarebbe tanto più comodo e più bello di vivere tutti al medesimo livello. E l'aquila gli rispose: caro mio, accolgo volentieri la proposta, vuoi far amicizia? So disposta, ma non ti aspettare che mi abbasso io. Se ti senti la forza necessaria, spiega l'ali e viettene per l'aria, ma se ancora non c'è per farlo, io seguito a far l'aria e te seguito a far cambio. Mamma mia, che superbia, e chi sarà mai? Disse il gallo seccato della cosa. Lei non s'abbassa, brutta, ambiziosa, e su questo nomini so meglio assai. Conosco un nobile romano che dentro al palazzo gli piace a far sovrano, ma se gli serve un po' di democrazia, scende in basso e corre insieme all'altri all'osteria. E lui era Giulio dell'area centrale. Va bene, allora comincio io questa data. E Salento, Salento. La sera io passava per le patule e intisi l'erano più le cantare, a una io la sentia cantare, che a me paria nel ruscio del mare, che a me paria nel ruscio del mare. Ruscio del mare molto forte, la figlia del re se dà la morte. Figlia se dà la morte e la vita, la figlia del re sta semmarita, la figlia del re sta semmarita. Idda sta semmarita e o menzuru, la figlia del re metà in un fioro, la figlia del re metà in un fioro. La metà in un fiore e una parma, la figlia del re s'invia la Spagna, la figlia del re s'invia la Spagna. Idda s'invia la Spagna e io in Turchia, la figlia del re, la zia mia, la figlia del re, la zia mia. Nasica io passa la morte e la vita.
Visto che ha intonato e ha cominciato a ballare, sì. Viene Irene, che deve raccontarci delle cose. Va! Viene Irene! Vai, comincia! Se vuoi veniamo noi, però. No, che complica. Buonasera a tutti! Mi chiamo Concetta Ida, comunannama. Mi stai preparando per gli alla festa di Cummari Rosa, a Rucastieggio. Perché io un signo insurata, un degno luzito. E allora con Maria Rosa ha pensato che mi fa trovare un principe azzurro. Perché para che tutte quante noi avevamo un principe azzurro in una rasa. E io da mo stai aspettando sto principe azzurro. Un principe azzurro, no? Ha sapita storia. Cenerentola a scarpetta. A scappetta, ma io non ci ho mai creduto. Ma possibile che in tutto il paese non c'era una cristiana che aveva stessa pedata? E figli c'è già mia, e quando si fascia come un uomo, sì. Eppure tu vai a una festa di ballo con una scarpetta di cristallo. Oh, ci balli, ci zumbi, ci scinni fuori in una scala longa, longa e non si rumba. Quanto pisi come una bambina di fico pisi. Ma secondo me chissà non era proprio beggenente. E forse manco un principe aveva luci celeste lo cavaggio iango. Ma però para che avessero felici e contenti. Contenti loro. Intanto io vai alla festa di Cummari Rosa, mi mangio un purgiurirgio, un bello turdirgio e un bello bicchieruzzo di vino rosso, un vino rosso di Cummari Peppe. Caundena, né un cavaggio e manco lo celeste, ma un ciucciusini. Noi adesso torniamo vicino a Roma, okay. E nello specifico a pochi chilometri dalla capitale. Cioè, raccontiamo ancora un'altra poesia che forse ha bisogno di una spiegazione, una specie di traduzione. L'autore di questa poesia è un certo Don Celestino Piccolini, prete, poeta e anche archeologo, che ha scritto centinaia di poesie in forma di sonetti. Pensate che nel 1997, cari amici, nel 1997 gli è stato dedicato un premio per quanto riguarda la poesia dialettale.
Adesso vediamo di tradurre qualcosina, caro Luigi, in modo tale da facilitare la digestione di questa poesia. Va bene? Allora, questa poesia la declamerà sempre la mia carissima amica Maria Teresa Colponi. E fatele un applauso perché lei è veramente la prima volta che si trova in pubblico a recitare delle poesie. Comunque, questa poesia come si intitola, Tere? Acqua agli occhi. A bolla de sapone. Quindi questa bolla di sapone va nell'aria senza una direzione precisa, no? In braccio al vento, come stordita, senza pensare che sta facendo una salita e che prima o poi nella salita avrebbe fatto un botto. Quando arriva in cima alla salita prende infatti una botta e cade per terra, e a quel punto si accorge che tutto quello che credeva che fosse bello non era nemmeno uno sputo. Questa poesia c'ha la morale. E la morale che è una critica, in realtà, una critica a tutte quelle, a quelle categorie di persone che non hanno cervello, che spesso pensano di arrivare in alto soltanto sospinte dal vento, e che quando invece vanno in disgrazia mostrano tutta la loro pochezza. La poesia è l'acquagliozza. Nell'aria vi è una bolla di sapone, gonfia del niente, tutta insuperbita, vedendosi si bella, si guernita, coi colori di un bollo di piccione. Nell'aria iea, ma senza di un timone, un braccio a vento come una stordita, senza pensare che chi fa la salita, presto, più presto, fa quattro mulone. Sta goccia matta, senza cerevello, con tanta leggerezza, era arrivata fino alla cima del castello. Quando pia una brutta cantonata, recasca a terra, e tutto quanto bello si vede, ne era manco una sputata. Adesso però, cari amici, torniamo di nuovo giù nel territorio natio del nostro caro Luigi. Allora, che sarà da store che vende a bar? Benissimo. Allora, anche questa storia ha bisogno di un preambolo, di raccontarvela sta storia. Sì. Allora, questa è una storiella che raccontava un comico barese. Si chiama... La racconta tuttora, eh? Non è che la raccontava perché... Su YouTube la racconta ancora. Ma mica è morto. No. Appunto. È vero, la raccontava e la racconta. E la famo così che famo prima. Vabbè. Ok, questa storia si intitola La zita ascinnuta. Cioè la ragazza rimasta incinta che scappa di casa. E quindi che fa la fuitina, no? Quindi la ascinnuta, quella che è incinta, scappa di casa perché i genitori non vogliono, si oppongono al loro matrimonio. Appunto. Al loro amore. Allora, ci sono anche dei personaggi. Ci sono dei piccoli personaggi. Vogliamo nominarli? Allora, in questo ci sta la zita, che sarebbe la ragazza. Uattan, cioè il padre, che gli è un nipote. Vabbè, questo è facile. Il nipote. Ok. Chi altro? E poi chi c'è? Di Sparamumbitto Pasquale. Che sarebbe Sparamumbitto Pasquale. Così come a Roma ci sono i nomignoli, che so, Vito, che so, Giuseppe Rosnello, lo Smorzo. A Bari si dice la persona coraggiosa, Sparamumbitto. Quello coraggioso, mi puoi sparare, tanto io non mi faccio niente, perché io sono io. Sì. Poi altri personaggi? Poi abbiamo... Non me ne ricordo. Il giovanotto, quello un po'... Ufruscu! Un giovanotto un po' furbetto, un po' particolare, quello che se la crede. Quello che praticamente ha messo incinta la ragazza. Giusto, cioè che l'ha scinduta. Che l'ha scinduta. Ok. Poi che altro abbiamo? Io non mi ricordo. Cioè, e poi c'è un cugino De Gerone, però devi dire. Però c'è Petruccio, poi ci sta Petruccio. Petruccio è quello che vendeva le scarpe. Sì. E che in realtà viene chiamato per risolvere la questione. Sì, che si chiama? Come si chiama? Petruccio faccia un bronzo. Ok, che sarebbe Petruccio faccia tosta. Okay. Vabbè, io comincio, la racconto così come me la ricordo. Va bene.
o chiarisci più forte che va a fare manetta da fare le seccate perché la zia da fare vecchia se non ci sono senza la stare manco fa sua o però guattante è uno codo sparamento pasquale sta facendo botte per sapeci e su fusco che se lasci tutto comunque disonesta cattenevo tutto il carizzare e un piocino da genola muschio chiare e faceva prima che anni se la dici nulla ne ha bacco di un centrone ma giù che non bacco di quello tutto chiaro, vero? Vida che sa a caso, ma il corpo è seco, si capisce la dretta ci si riceve da ci si riceve da e che nessuno non sa chiaro mai meno male che è stento, con chi faccio proprio che ha gestato l'ambrilla che ha gestito pure sto fatto che chissà quattro parole esatte esatta esatta tu spermetti che sono queste cose, non sai che peccato rubare di giorno di notte lo spusa, a me non lo devi comprare, pensi che peccato, cantare un cifetto devi lavare, devi asciugare, devi sforzare, devi. Tu non vuoi capire, non dai una lina, ma non basta, putta la cazza più di ieri, ma tu non sì, picchi le putte, le spugni, la lascia, fai la cosa. Qua non dice puto. Ah, da ci siete. Tu sì, un disonesto, catenino, tutto organizzato. Sì, un cecino, tu ce l'ho, non lo scambiato. Non va prima, dai pianista, di giro. Ma che sa caso, ma il povero castello non si capisce la dretta, ci si dice da dove, ci si dice da da, e che nessuno non sa chiaro mai. Meno male che è stento, non ci faccio bronca, perché c'è stato Ambrill, che ha gestito pure il suo fatto, che chi su quattro parole esatta, 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 pigli le putte, le spughi, le lasso, facci la cosa qualunque ci poteva portare a costa. Che sarebbe? Prendila, portala, spogliala, lasciala, falle fare qualunque cosa che può, ma poi portatela a casa tua per piacere. Inda che sa a casa, ma il coppestello se capisce la dretta, ci si riceve da dove, ci si riceve da da, e che nessuno non sa chiaro mai. Meno male che è stecco, ti faccio un gol, che c'è stato l'ambrill, che ha chiesto pure il tuo fatto, che chiesa quattro parole esatte, 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 picchi le porte, le spugne, le lasso, le pagine, la cosa va lungo, punto, tutto dal cast. A per noi. Avete capito? Gigi, il rap è nato a Bari. Eh? Il rap è nato a Bari. Un po' sì. Ci abbiamo anche questo prestigio. Ci abbiamo questo prestigio. Oh, altro che Eminem. Ma infatti le cime di rap. Allora ci stiamo avvicinando verso la fine. Siamo verso la fase discendente. Sì. Allora, adesso andiamo in una parte, raccontala questa cosa, va. Dove andiamo? Giuseppe. Ok, allora andiamo giù fino alle estremità, fino alle più meridionali isolati del continente! Cioè? La Sicilia. Anzi, se c'è Francesca, la titolare, che ci vuole raccontare qualcosa in siciliano, lo può fare. Ci chiamate Francesca per favore. Francesca! Francesca! Francesca del Valia! Francesca del Valia! Francesca! Vieni, Francesca! Vieni un attimo qua, un secondo! Puoi venire, Francesca? Ti possiamo rifare, sì. Perché stiamo andando giù fino all'infinito. Là! Cioè, lei è la titolare ed è siciliana. È siciliana. Quindi, dato che siamo arrivati giù. Non deve dire niente. Non devi dire, basta che ti presenti. Basta che ti presenti, no. Vieni. Non temere. No, vieni, non devi dire niente, Francesca. Francesca, un applauso a Francesca. Ok. Lei è Francesca e ci ha gentilmente ospitato qui dentro. No, perché Francesca non deve dire niente. La vuoi dire qualcosa in siciliano? Una frase in siciliano, una frase che ti piace, che ti racconta l'infanzia. L'infanzia. Ok, grazie. Grazie. Io mi hai detto una cosa, un proverbio che serviva a non far toccare nessuno il mixer. Ah, vero. Okay. Ho rimproverato tutti perché toccava nel mixer. Okay. Comunque, cupicca iavi carotene, vuol dire chi poco ha più caro lo tiene, no? Ci tiene molto di più perché hai meno. Fatto, va bene così. È perfetto! Sei fenomenale! Arriviamo in Sicilia. Una volta si diceva a proposito del corteggiamento, dell'amore. Sì.
Se vuoi farti amare, fatti desiderare. Che già il corteggiamento era l'attesa del piacere. O meglio, una volta l'uomo corteggiava la donna, poi la donna ha imparato a corteggiare l'uomo, vabbè, l'uomo, vabbè, in web ha poi diseducato tutte queste cose, cos'è? Tu lo sai, no? Lascia stare, è una tragedia lo sul web. Vabbè. Tutto nel web. Allora, adesso parliamo forse delle origini del corteggiamento. Sì. Del corteggiamento, quello fatto di sguardi, dei desideri fatti soltanto con gli occhi. Questo che avveniva nella Sicilia, ce lo racconta una coppia di nostri amici che è Antonino e Luisa. Il corteggiamento è l'incontro di sguardi. Venite qui. Accidenti, che bel tipo quello lì. E che occhi che ha. Minchia, ma che bella picciotta. Quasi, c'era se la tuppugliata la porterella. Ora mi avvicino e speriamo che mi rivolga la parola. Ora ce voglio vicino e ci faccio capire che mia deve essere, eh? Ciao, io sono Margherita e sono lieta di fare la tua conoscenza. Però, mica male questo, speriamo che sia quello giusto. Baciamo le mani, duri sono. Ma lo sai che sei proprio una bella femmina, eh? E che begli occhi che hai. E che bella maglia che tieni, eh? Che si chiama? Però, mica male questo, ma chissà se è sposato. Dai, raccontami un po' di te, sai, io sono single e sono in cerca dell'anima gemella. Beh, diciamo che anche io sono single e anche io sono in cerca dell'anima gemella. A mia se quella è giusta non me ne fotte niente. E poi se c'è pure una gemella, meglio ancora, eh. Dimmi Turi, che lavoro fai? A me non mi interessa l'altro che fa, è così carino che l'importante è che si faccia un lavoro onesto, poi quello che faccio non importa. E io faccio rappresentante di Intemo. E tu che lavoro fai, Margherita? A mia, il lavoro che fai non mi interessa, perché quando saremo sposati l'unico lavoro è quello di badare a casa, ai picci, ride, e a mia. Io faccio la ricercatrice presso l'università. E dimmi Turi, che hobby hai? Oh, speriamo che gli piaccia viaggiare come a me e visitare bei posti. Io diciamo che ho un hobby del business, come si dice. E tu che hobby hai, eh? Speriamo che non gli piaccia spendere i piccioli, perché va sennò tu lo lastri come mamma. Beh, a me piace viaggiare molto e visitare bei posti, andare in quelle città europee dove ci sono tanti bei musei. E che dici? Che facciamo stasera? Dove andiamo? Dove mi porti? E speriamo che mi porti un bello gallino, magari anche a lume di candela. E dove vuoi che ti porto, Margherita? Ti porto in un localino bello, un localino chic, uno di quelli coi fiocchi, diciamo uno dove mi pagano il pezzo, eh? Al ristorante, no. Ok, andiamo allora, Toni. Dai, andiamo. E speriamo di passare una bella serata e magari, chissà. Beh, allora possiamo anche andare, Margherita. Speriamo che questa stasera ci sta, perché non mi vado a passare tutta la serata in bianco senza combinare niente. Al ristorante. Sì. Però non si vede là, si vede? Vai. Caro, va bene questo tavolo? Se non va bene lo cambiamo subito, perché per lui è meglio. Beh, va benissimo, cara Margherita. Aspetta che ancora ti devo invitare, mi lo stesso tavolo dove ci porto le altre femmine, eh. Prego. Cosa fanno di buono in questo locale? Cosa fanno di buono in questo locale, lo sai? Beh, qui fanno degli ottimi primi piatti, visto che forse dovrò pagare io, speriamo che scelga un piatto poco costoso. Allora, accompagniamo un ottimo primo piatto con dell'ottimo vino, che ne dici? Sarà un intenditore, sceglierà lui. Certamente, scegli pure tu dalla carta dei vini, Margherita. Minchia, ma questa sera me la ricorderò per tutta la vita, eh! La stessa dinamica per la scelta del secondo piatto e per la scelta del dolce. E arriva il momento di chiedere il conto. Che dici? Chiediamo il conto? Oh, pagherà lui stasera. Certamente, chiediamo pure il conto. Cameriere, al conto, per favore. Speriamo che faccia la mossa di pagare, perché almeno ti vediamo.
Dai, dividiamo per favore, dai. Oh, di solito al primo appuntamento è sempre l'uomo che paga. Forse per lui potrei fare un'eccezione, ma... Non te devi preoccupare, ci penso io, cara. Qui tutti mi conoscono. Diciamo che il locale è come se fosse mio. Minchia, manco la mossa di pagare, dice. Te sono nata io, eh. Grazie, sei un gentiluomo. E speriamo che continui ad esserlo anche dopo. Non te devi preoccupare, è stato un grande piacere. Diciamo che si può anche replicare quando vuoi. Sì, ma la prossima volta la carta di credito la lascio a casa. In macchina. Ci sta finendo, eh? Dai, Yuri, dove andiamo? Mi porterà al cinema a vedere una bella vista panoramica oppure chissà? Beh, diciamo, dove ti posso portare, Margherita? Ecco, io ti vorrei portare... Ma ora come ce lo dico che la voglio portare a casa mia, eh? Yuri, ti va di... E ora? Ma come glielo dico? Di che cosa, Margherita? Dimmi, dimmi! Vuoi vedere che ha capito che la voglio portare a casa e non sa come fuggire da me, eh? Yuri, volevo chiederti se... Ma io ora, come glielo dico? Ora mi faccio coraggio e glielo dico. Dimmi, che cosa mi vuoi dire, eh? Dimmi tutto. Mi sa che non le piace. E allora vuole tornare a casa. Ma io, prima che le parli, ci devo dire una cosa. Yuri, volevo chiederti se... Ti va di andare a fare l'amore a casa mia? Sì, andiamo! Io non sento niente. Si sente la voce? Si sente niente vicino, sì! Prestami. Andiamo a la canzone così. Per fare strada. Allora ci sta un microfono. Dai, che c'è un microfono. Vabbè, chi la sa, la sa. Chi non la sa, la legge. È vero che la povertà non c'ha i denti per mangiare, c'è la per ridere, per fatte vedere, e tu potresti se ne va. E t'ho portato quattro fiori, sono cresciuti in mezzo ai nodi, ma c'hanno voglia, per fatte vedere, quanto fanno profumare. Fatto da c'è, una carezza fatto da c'è, dopo la carezza fatto da c'è, con la certezza fatto da c'è, e non fare vero quello che c'ho, è quello che cerchiamo, la metà di un uomo del mondo intero è loro. E sei bella innamorata, la bocca è una cerasa, e dentro gli occhi c'è tu dai occhi, che te fanno sentire. E vado avanti a testa alta, lavoro e non mi stacco, e tanto canto, sono contento, penso che tu pensi a me. Questa era una canzone di Mannarino. Bravo Luigi! Dove stavamo adesso?
adesso è arrivato il momento della nostra cara amica Antonella Picarella, e questo è un pezzo difficilissimo. Attenzione, questo è un pezzo difficilissimo che l'ha fatta un'attrice con lei vorrebbe di teatro. Allora vi mando subito il mio collega, e Antonella sarà, ci farà come lei. La mia famiglia siamo uno. Mi chiamo Colacci Luciana e sto per venire al mondo. E non vedo l'ora perché la panza si sta veramente stretti. Mia madre, nonostante incinta di 9 mesi, sta a servizio da una signora. E mio padre invece lavora per una ditta dei traslochi. Si chiama Mario. E si lamenta sempre che non c'è una lira. Dice sempre: se andassi a rubare sì che sarei ricco. La differenza tra mia madre e mio padre è che mia madre lavora e si sta zitta, e mio padre invece si lamenta sempre. Oh, però mi ha promesso che quando nasco mi faccia una bagnera da Roma. Lo sai, e risate. La mia famiglia siamo 5. Io sto elementari e i miei hanno fatto altri 2 figli a raffica dopo di me. E mio padre, la seconda femminuccia, ha risicato e si è calmato solo quando è nato il maschietto. E papà ci tiene al cognome, e nel nostro paese lo puoi mantenere solo se sei maschio. Nella mia casa c'è sempre tanto rumore, al traffico della tangenziale, alla televisione, i miei fratelli che stanno sempre a piagne, papà che russa. E io invece vorrei un po' di silenzio, perché secondo me quando c'è troppo rumore la gente non riesce a pensare, e così ci si confonde. La mia famiglia siamo 30 e io insieme ai miei compagni di classe stiamo sempre insieme per strada. Noi ragazzette sogniamo l'amore romantico sotto la luna piena, e i ragazzetti invece stanno sempre a disegnare enormi peni, e come si dice, sì, peni sui muri di tutte le forme. Oh, io mica capisco questa ossessione che c'hanno i maschi. Boh, l'anno prossimo vorrei fare scuola alberghiera, e però non ce l'ho vicino casa. E vicino casa c'ho solo ragioneria. E allora papà mi ha detto che devo fare ragioneria, così vado a scuola a piedi e risparmiamo 36.000 lire di tessera dell'autobus. La mia famiglia siamo 4. Mi sono presa il diploma e ho cominciato a lavorare. Prima a nero e poi sono entrata nel delirio di sti contratti a termine. E ho cominciato a capire com'è che funzionano le cose. E ho capito che io un contratto fisso non ce l'avrei mai avuto. Vivo ancora a casa dei miei. C'ho 25 anni, mi sento stanca come se ce n'avessi 50. E del resto quando mio padre è morto non è che c'aveva la pensione, assicurazione, perché lavorava a nero, come tutti quelli del quartiere mio. Ci ha lasciato 4 sordi e una 127 verde, che quando arrivo sotto casa tutti mi strillano: eccola, è arrivata Luciana col testa verde! E la birra, che birra è? Mia madre ha 70 anni e lavora ancora a servizio, che mo' la chiamano collaboratrice domestica, ma tanto per tutti rimane sempre una 4. E siccome che tutti parlano sempre del lavoro che fanno, avvocati parlano dei processi, i medici delle malattie, e mia madre parla solo di straccio e di sapone. E forse è per questo che sono venuta su una ragazzetta pulita. Normale, bianca, una bianca, ok. La mia famiglia siamo 2. Mi hanno fatto un contratto a termine in un'azienda e mi rinnovano ogni 6 mesi. E mo' è un po' che ce lavoro. E poi ho conosciuto Stefano, se siamo innamorati e se siamo pure sposati. Lui fa il muratore, mi rispetta e se volemo proprio bene. Vivevo in un monolocale in affitto fuori Roma, a Guidonia, a 350 euro al mese. E per voi non saranno un cazzo, ma per me so la metà di quello che guadagno, eh. D'estate andiamo in vacanza a settembre perché costa di meno. L'anno scorso in Calabria, nella pensione c'eravamo solo noi 2 e una vecchia su una sedia a rotelle trascinata da una mordava scoglionata. Pure il cinema aperto aveva chiuso. Quando che non pioveva andavamo al mare, a spiaggia libera. Un giorno siamo andati persino a visitare Potenza. Ho l'unici turisti nella storia di quella città.
La gente ci guardavano strano, pensavano, boh, si sarà fermata la macchina proprio qua. E allora invece di monumenti ci indicavano direttamente i meccanici. Però io e Stefano ci ridevamo sopra, capito? Perché noi stavamo noi due, stavamo bene così. Quando tornavamo a Roma, andavamo a lavorare, raccontavamo la vacanza, si guardavamo le foto con amici. A noi ci stava bene pure così, perché un lavoro ce l'avevamo ancora. Ripetitivo, faticoso, mal retribuito, però era, almeno ci faceva sopravvivere. Era una vita di merda, sia ben chiaro. Però era quello che c'era capitato, e a noi ci stava bene pure così. La mia famiglia siamo 2 e mezzo. E un bel giorno ho compiuto 33 anni e mi sono detta, oh, ma io mica devo morire sulla croce come Gesù Cristo. Io ho ancora tutta la vita davanti. E poi mi hanno promesso che sì, lavoro sodo, non baccaio con stipendio da fame, non pretendo i buoni pasto e mi fermo quel paio d'ore in più al giorno senza che pretendo straordinario, dice che mi rinnovano il contratto. E pare che l'anno prossimo mi assumano pure in pianta stabile. E io faccio tutto, mi sacrifico, mi spacca la schiena per 700 euro al mese, in più sorrido che manco mi è stato richiesto, però faccio un errore solo, uno solo. In un momento di grande gioia e d'allegria decido di mettere al mondo una creatura. E invece di darmi una pacca sulla spalla, mi vengono a dire che non mi rinnovano il contratto, che l'azienda deve risparmiare, che gli dispiace, ma che non c'hanno più bisogno di me. E mo vengano a dire che sto al 7° mese di gravidanza con mio marito che sta a lavorare in Germania e mia madre che ne fa manco più a sta dritta che la schiena. E che dite, eh? Come ce vado avanti io, eh? Che faccio, mi venna a 127? La mia famiglia siamo 3.750.000. Io faccio parte di quel 12% che sta sotto la soglia della povertà. Io non chiedo niente di speciale, io voglio solo essere ascoltata, rivoglio la vita mia, rivoglio lo stipendio basso mio. Io voglio essere premiata se mette al mondo una creatura, perché una donna se c'è il contratto rimane incinta, rimane sul lastrico. Io non voglio il macchinone, i capelli mi tingo da sola, ma ridatemi lo stipendio mio. Io non so, io so soltanto stanca. Il piccolo Mario è nato, pesava nemmanco 2 chili, però non ha versato manco una lacrima. Ci guardava fisso nell'occhi, pareva il piccolo guerriero silenzioso. Nostro Signore ha detto che l'ultimo saranno i primi, è solo che si è scordato di dirci di preciso quando. La mia famiglia siamo 3. Antonella Piccarella! Fanno tutto da soli. Va bene. Spunta la luna al mare chiaro, pure le pisce in cervello l'amore. Quando spunta la luna al mare chiaro. No, non è stato assente le canzoni. Questo mare celeste, cielo d'oro, ma sto paese non è sempre all'era. Non sponda sempre la luna a mare chiaro e non si canta e si fa sempre amore. Queste sono fantasie per forastiere. Se voi udite bene a sto paese, guardate l'indivascia e fuori chiesa. Invece che andare vicino mare, venite assieme a me, per strada antica. Parlate con chi soffre e chi fatica. Quanta malinconia per casa scura, ad non trasa stare primavera. Guardate, quanta santa mi faccio ora, sta gente poverella che radia, patisce rassegnata e parallela, e chi è giocata cantò sola mia. Io vedo con manombra a ogni puntone,
e pensa a gente che lo manco pane. Quanta poesia, carissime e canzoni. Siamo quasi arrivati alla fine, abbiamo ancora un paio di pezzi e poi la canzone finale in saluti. Adesso a chi siamo arrivati? Un altro amico che ci farà una lezione. Questo è più amico tuo che mio, però è anche amico mio. E che non viene da solo. E che non. Perché? Vengono in due. Lui vengono in due. Vengono, signori, vengono. È arrivato il momento del signor Mingo, ma dove stai? Mingo, eccoli qua. Perché non viene da solo? Ah, lui sono in due. Ti serve il microfono perché sennò non sentiamo. Non lo vuole lui. Benvenuti a questa prima lezione del nostro percorso senza ritorno, senza un giorno, senza il maestro in tutto piscina in da paranda de bufante sana in moco ancora giaccio Mario in ton sono nira nico a non solia Vasellovsky diceva prendere lo schiaccianoci da sopra il ripostiglio e riporlo pian piano dentro di noi tenendolo in equilibrio con il dito indice e pian piano avvicinarlo verso il nostro baricentro e cullarlo dolcemente fino a scacciare o schiacciare, dir si voglia, le nostre paure, schiacciare con lo schiaccianoci le nostre paure, debolezze, incertezze, piccoli dettagli, nient'altro che ricordi cocenti e cullare la nostra energia, cullare e allontanare le nostre paure che dall'infanzia inghiacchita è morto un guru bastardo. Non te la mangiavo panino, a me ma sono dopo un gallo panino, non le voglio, cazzo, no, un cazzo do panino di mio zucchino che una fetta dopo asciutto un gulacchita è morto, fangulo, che cazzo,
rumaneva, e può guardare tutta la creatura, la merendina, un coso, cucciucculata, bel morto da me, ma sono dopo un gol, un grimo erca da capo, ma va fanculo, va fanculo. Restare in sintonia con la natura. Restare. Restare. Giafanguo! Oh! Cazzo! Cazzo! Io quando facevano compito, un frid che facevamo, un culo a mamma, ma un frid che facevano termosifone la mattina e la sera, boh, attacco tuo cazzo, e lo compro, come cazzo, le gaffaglie, vaffanculo, e poi pure asce che in gungula, l'uomo fottuno che diceva, per ma la scuola, cioè, piace una stucca ghiuna, e come cazzo le fallo, compito, facevano un frid, e c'era da merda tutta la materia, tranne una materia. Scienze della terra. Perché? Perché? Perché cazzo? Quando sfogliavo libro, stavo solo. Ah, beh, mi riscaldavo, cazzo, almeno avevo solo disegnato con l'immaginazione, mi dicevo. Beh, insomma, niente male. E lì, c'era megalo morta da. Ascoltare la natura. E possibilmente tutti gli uccelli che vi circondano. Ascoltare. Ascoltare. Ghiaffa vanguro, cu cazzo, estruzzo, voglio, istruzzo, aisha, cu cazzo, capo, quando scoppo l'uno, fa fangulo a mamma, cano per giorno, e mo c'è tornando al lago, quando ci vai la gita che la scuola, l'ho morta da mamma, e da sorte che era una pasciatura, e che, istruzzo, aia, non cazzo, e capo, dicevano, da fangulo, ecco, quando mi ha lasciato e veniva a casa, che cazzo è successo, sì, mamma, papà, che cazzo è successo? E fessa, mamma, tutto bagnato, do, ma non è. E sono cazzo pure mia madre, e l'altro c'ho fortuna, cazzo. Mi ha tornato a bacca, sì, che cazzo. E so pure da Susa, che mi ha tutto bagnato, ah, frangula. Odorare i fiori e possibilmente le coccinelle che ci rallegrano insieme alle farfalle che volano e riprendere il nostro schiaccianoci e schiacciare, schiacciare tutti i ricordi che dall'infanzia in gula chi da morte per far gula ci hanno fatto mamma e a casa e schiacciare. Farsi i ricordi propri aiuta a salire l'energia e salire come se non fosse successo niente. Niente. Ricordi che sono rinati dopo l'infanzia, poi sono rinati, vivono dentro. E salire. E con questa, nostra prima lezione, sciamela corca. Shaman a cork. Andiamo a dormire. E lui è Mico Caducci. Non è da solo. Non è da solo, però la tua accompagnatrice è come si chiama? Almeno presentaci. Brava, brava. Vai da solo. Ciao ragazzi. Ti chiami? Agata. Agata, Mingo Caducci in compagnia di Agata.
dobbiamo prendere una decisione, stiamo arrivando alla fine, manca poco, manca poco. Volevo sapere da Silvia, che vuoi fare? Ciò vuoi raccontare là o ciò vuoi raccontare qua? Ciò vuoi raccontare là? Ma di là non si sente tanto, te volevo dire sta cosa. Si sente? Famo silenzio, perché se non famo silenzio, non... Ma che te fischia, sor Fregnone? E state zitto, abbi rispetto. Che la sera dentro al letto tu ce l'hai che ti vuoi bene. Io c'ho solo sti vent'anni, che come fossero un dispetto me li sento sulla schiena. Io con loro vado a letto, me li stendo sul cuscino, me li piagno uno a uno. Si può pensare all'amore... Il soffitto maritino. Poi chiudo l'occhio e maricino. Smorzi il lume. E buonanotte. Ma che te a soffri? Allora. E arriva, si fa tardi. Quando si fa tardi. E quando si fa tardi. Che succede? Stavo per finire. Stiamo per finire davvero. Chiudiamo appunto quando si va via, la ninna nanna ci sta sempre, no? Prima di andare a dormire ascolteremo una delle più famose tra le ninna nanne, che ce la racconterà un'altra volta Giulio, una nanna bella, bellissima, ironica, forse una tra le più conosciute. Vai giù, ninna nanna della guerra. Ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna nanna ninna, il pupetto vola zin, fa la ninna, dormi, pia sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo tra le bombe e i fucili dei popoli che sono civili. Ninna nanna, tu non senti gli sospiri e gli lamenti della povera gente che si scanna, che si scanna e che si ammazza a vantaggio della razza, della povera gente che si scanna per un matto che comanda e a vantaggio pure di una fede per un Dio che non si vede ma che serve da riparo a re macellaro che sa bene che la guerra è in gran giro dei quadrini e prepara le risorse per i ladri delle borse. Ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna, fa la nanna, fa la ninna, che domani rivedremo ancora gli soldati che se scambiano la stima, buoni amici come prima. So cugini e fra parenti, non se fanno i complimenti e torneranno sempre tutti uguali i rapporti personali, senza l'ombra di un rimorso. Ma sai che bel discorso ci faranno tutti insieme sulla pace, sul lavoro, a noi, popolo coglione. Risparmiato dal cannone. Ninna nanna, ninna nanna, ninna nanna. Lui era Giulio Gioia. Ma lo è tuttora, eh? Come la facciamo? In sol minore o in la minore? In sol minore! Ci vuole un po' di battito di mani, di cuore. Stasera dovevamo avere un tamburellista con noi. Nella organizzazione abbiamo perso un po' di persone per strada. Chi ha avuto un problema serio per una mamma che speriamo che stia meglio? Un tamburellista invece...